Buonasera e benvenuti a Telespiego, il programma di curiosità, approfondimento, divulgazione di Cusano Italia TV. Buonasera Lorenzo. Buonasera Pina, buonasera a tutti voi, bentornati. Grazie anche alla preziosa assistenza di Emanuele Forcina in cabina di regia. Oggi è giovedì, quindi pronti via, eccoci con una nuova puntata di Telespiego. Lorenzo, questa sera andiamo ad approfondi approfondire il tema delle dipendenze tecnologiche. Cercheremo di capire anche qua. L'uso della tecnologia si può eh, classificare come patologico? Eh sì, effettivamente questo è un periodo in cui si parla molto spesso delle dipendenze, alcune sono molto note, altre forse sono un po' più sottovalutate. Qualcuno, c'è cioè qualcuno in particolare? Che ha puntato il faro sulle dipendenze dalla tecnologia, tastiere, joystick ma anche i nostri smartphone. E allora quindi faremo una chiacchierata in questa prima mezz'ora proprio dedicata al fenomeno delle dipendenze tecnologiche insieme a Daniele Grassucci, che è il direttore responsabile di Scuola.net, che è appunto colei che ha acceso il faro proprio su questa tematica. Daniele, buonasera. Buonasera, eh, bentrovati. e permettetemi anche di, di ringraziare l'Associazione Nazionale Dite che si occupa di dipendenze tecnologiche, gioco d'azzardo patologico e cyberbullismo, il suo presidente Giuseppe Lavenia, che ci ha coinvolto nell'osservazione di questi fenomeni e insieme appunto abbiamo potuto realizzare e tratteggiare un quadro della situazione e renderlo, uh, come dire, eh, comprensibile, rendere edotti di questo fenomeno ecco, quante più persone possibili, perché è un fenomeno che non è più, di nicchia, ma sta diventando sempre più mainstream. Ecco, come si io dire. mi rifaccio proprio all'introduzione, quando l'uso della tecnologia può definirsi patologico? Beh, eh, senza poi entrare nel, nel profilo psicologico, quindi anche per dirlo in termini comprensibili per tutti. È patologico quando noi cominciamo ad avere dei disturbi rispetto ad, una, ad uno standard e quindi quando, ad esempio, cominciamo ad avere disturbi di tipo relazionale, quando uh, la tecnologia ci porta magari anche ad avere dei disturbi alimentari, dei disturbi eh, dell'umore, quando facciamo fatica a staccarci dalla tecnologia. Ecco, tutti questi possono essere una serie di indicatori di un uso della tecnologia che eh, non, non sta più funzionando eh, bene, non ci sta più portando un vantaggio, anzi, ci sta. Portando portando eh, uno svantaggio e poi ecco molto importante considerare che eh, oh, ci sono delle fasce di età in cui questo può essere ancora più critico, pensiamo ad esempio alla fascia dei dei bambini, in quello che è il momento di maggior come dire plasticità del proprio sistema eh, nervoso esporre i bambini in maniera massiccia alla tecnologia può creare effetti deleteri proprio perché eh, questo poi nega la possibilità di fare altre esperienze di tipo analogico quindi di tipo eh, più tradizionale per, eh, sulle quali ecco ci sono millenni di, di evoluzione e alle quali siamo abituati appunto da millenni e questo può creaver, creare gravi problemi nell'apprendimento nella socialità a lungo andare per cui ecco eh, vedere ad esempio dei bambini che i genitori lasciano per ore e ore di fronte allo smartphone in maniera come dire non controllata assolutamente è qualcosa da, da non sconsigliare perché poi creano i presupposti per problemi che ci saranno successivamente. Mi ricollego a quanto stavi dicendo Daniele, in particolare mi incuriosisce sapere se ci sono delle fasce di età che sono eh, più soggette allo sviluppo di queste dipendenze tecnologiche e se in riferimento alla fascia di età dei più piccoli ci sono dei campanelli d'allarme a cui i genitori devono prestare particolarmente attenzione. Ecco, il problema è che siamo tutti esposti a, a questo rischio, perché la tecnologia, in qualche modo, tutti gli strumenti tecnologici. Vanno ad insistere su dei meccanismi atavici, quello che gli esperti chiamano il, il ciclo dopaminergico. Quindi, ecco quella sensazione di benessere che noi abbiamo quando abbiamo una gratificazione. Ecco la tecnologia ce lo propone sempre, costantemente. Ecco quando noi eh, controlliamo le notifiche anche se non ce n'è bisogno, quando noi giochiamo ad un videogioco, eh, quando noi tendenzialmente eh, utilizziamo un social network. Ecco di fatto si innescano tutti quei sistemi che ci portano a stare bene e a. Non staccarci più da quella fonte eh, di benessere, anche se è un benessere surrogato. Quindi, tutti, dai bambini agli adulti, siamo assolutamente esposti. Però, ecco, ci sono delle fasce in cui c'è un maggior rischio. Perché appunto quella dei bambini, come dicevo, c'è proprio anche un rischio in termini proprio di sviluppo eh, cognitivo. Senza poi dimenticare che ci sono degli studi che ci dicono che l'esposizione alle onde elettromagnetiche, quindi eh, sappiamo che tutto ciò che è tecnologico. Eh, porta con sé onde elettromagnetiche, quindi ehm, nei bambini si è visto che le cellule sono molto più reattive sono molto più condizionate dall'esposizione alle onde elettromagnetiche. Infatti, ci sono stati degli studi che ci hanno dimostrato che negli ultimi anni sono aumentati notevolmente quelli che sono anche i disturbi dell'apprendimento, i disturbi cognitivi, e questi possono essere legati a due fattori. Da una parte. Eh, le tecnologie sono migliorate, quindi i bambini prematuri riescono a sopravvivere. Ma dall'altra c'è una esposizione più generalizzata alle onde elettromagnetiche, perché tutti abbiamo il wifi a casa, tutti abbiamo lo smartphone. Tutti siamo immersi in tutti questi dispositivi che parlano continuamente con la rete, e quindi questo può creare dei, dei problemi, diciamo, anche di tipo fisico sulle nostre cellule neuronali. Ecco, a proposito dei giovani, ci sono alcuni numeri: poco meno di un giovane su dieci passa ogni settimana almeno 24 ore, quindi Lorenzo, un giorno intero a giocare ai videogiochi. Un dato che ci dà. Un'idea di come il metaverso non sia una visione futura, ma una realtà concreta per molti dei nostri ragazzi e ragazze. Ma eh, abbiamo capito, accennato che questa passione non riguarda solo il panorama maschile, giusto? Sì. Uh... Negli anni 80, quando ecco, cominciarono ad affermarsi, fine 70, primi 80, i primi videogiochi tendenzialmente eh, a giocare erano eh, pochi, non era un fenomeno di massa, e soprattutto erano i, i ragazzi. Eh, invece, l'evoluzione ecco, di, di questo mondo ha fatto sì che il fenomeno è ecco, diventato molto più popolare, eh, tant'è che abbiamo visto che solo il 40% dei ragazzi, il 50% delle ragazze nella fascia tra gli 11 e i 24 anni, possiamo, possiamo classificarli come non giocatori. O comunque giocatori saltuari, tutti gli altri, sia tra i ragazzi che tra le ragazze, quindi il 60% da una parte, il 40% dall'altra, sono dei giocatori. Più o meno assidui, con delle punte appunto uh, di uh, addirittura un giorno a settimana, che sono delle punte toccate da pochi, uno su dieci, ma non sono nemmeno poi uh, uh, così pochi. Questo perché i videogiochi è aumentata l'offerta, ma è anche aumentata la disponibilità. Perché ecco, se noi pensiamo negli anni 70, fine 70, inizio 80, i videogiochi li troviamo o in sala giochi oppure a casa nelle, nelle console oggi tutti noi abbiamo una console in tasca, in tasca la faccio vedere quella che è la console che abbiamo tutti mm -hmm. eh, questo qua eh, questa è una console che abbiamo tutti a disposizione e che quindi ha reso il gioco un qualcosa di accessibile disponibile a tutti e molto praticato pensate che l'industria dei videogiochi negli ultimi anni ha un volume d'affari che è superiore a quello dell'industria del cinema e dell'industria della musica messe insieme. L'industria del cinema e della musica erano due riferimenti anche culturali che condizionavano molto la generazione degli anni Ottanta. Oggi possiamo capire che se c'è un'industria così potente eh, avrà lo stesso effetto che avevano i film o la musica eh, 20 o 30 anni fa. Inoltre, la metà di questo fatturato viene proprio dai giochi che eh, sono presenti sul, sullo smartphone. per cui eh, mentre gli adulti vedono ecco, la dimensione videolutica come una dimensione assolutamente secondaria e trascurabile. Chi studia i giovani ecco, sa perfettamente che oggi i videogiochi sono un importante riferimento culturale. Rappresentano per molti una dimensione nella quale si spende molto, molto tempo e quindi è un mondo che va monitorato attenta attentamente, sia per capire eventuali problematiche, ma anche per costruire eh, magari forme di educazione. Perché i videogiochi non sono il male, i videogiochi anzi possono aiutare moltissimo nei processi di apprendimento, ad esempio a scuola, però, tranne la scuola italiana, perché ecco, se ti stai divertendo a scuola vuol dire che non stai apprendendo. Non questo assioma che lo studio deve essere sofferenza. Invece, attraverso il videogioco, lo studio può anche diventare eh, divertente, soprattutto ci sono tutta una serie di professionalità oggi nel mondo dei videogiochi che sarebbero accessibili ai nostri studenti se solo gliene parlassimo, quindi se solo smettessimo di considerare. Questo settore come un divertissement, come un passamento di tempo per pochi, ma cominciassimo a considerarlo come un settore che sta diventando sempre più importante per l'economia mondiale, che sta appunto trainando scenari futuri come quello appunto del, del metaverso. Ecco, ha fatto effetto eh, Mark Zuckerberg, che ha parlato insomma del, del metaverso e quindi lo ha reso un qualcosa di pubblico dominio, ma su Fortnite, già da anni, le star del mondo del pop e della musica fanno i loro concerti mm -hmm. sulla piattaforma. Quindi già stiamo vivendo in quella dimensione del metaverso, grazie proprio ai videogiochi. Mi ha colpito una parte del, del tuo discorso, Daniele, in particolare quello dedicato agli smartphone. Effettivamente, allora, nella vostra indagine, siete riusciti a capire se e quanto è stato influenzato l'avvento dei cellulari, degli smartphone, nelle nostre tasche per la creazione, lo sviluppo di queste dipendenze da eh, tecnologia. Ma sicuramente lo smartphone è stato l'elemento finale che ha amplificato tutti, tutti i fenomeni. Perché, ecco, con lo smartphone noi abbiamo tutta una serie di stimoli caldi, quindi della nostra attenzione a portata di mano o a portata di tasca. Tant'è, ecco, qua cito eh, il dottor Lavenia, quindi il presidente dell'Associazione Nazionale di ITE: eh, sarebbe buono la sera, eh, dopo le 8, le 9 di sera. Prendere lo smartphone e staccarlo, allontanarlo, sia perché eh, è un dispositivo che ci sollecita continuamente, quindi consuma delle risorse cognitive. Noi non ne abbiamo eh, contezza, però noi abbiamo una capacità di attenzione, una capacità di elaborare informazioni comunque limitata nel corso della giornata. Questi dispositivi tendono a eh, prosciugarla eh, completamente, e quindi ad un certo punto della sera. Lasciare che il nostro corpo non venga continuamente eh, stimolato può essere, eh, come dire, un motivo di, ehm, di aiuto per eh, ridurre le dipendenze tecnologiche. Spesso, ecco, per evitare di essere dipendenti dalle notifiche, basta solo mettere lo smartphone sul tavolo mentre noi siamo sul divano. Questo già aiuta a, ad attenuare, questo anche ci fa capire quanto questo strumento, che è estremamente potente, deve essere gestito e non può essere dato in mano a un adulto o a un ragazzo che non abbia consapevolezza di queste dinamiche. Ecco, come direttore di scuola.net, secondo te qual è eh, l'impatto che hanno i videogiochi sull'impegno ma soprattutto sul rendimento scolastico? Beh, è chiaro che il videogioco come uh, uno strumento uh, che occupa del, del tempo... Se non ha dei contrappesi in termini di motivazione scolastica o in termini comunque di eh, impegno e controllo da parte delle famiglie, può essere una grossa distrazione. Però dobbiamo anche andare a vedere, ma mh, qualsiasi altro passatempo che porta il ragazzo a trascurare lo studio può avere lo stesso, lo stesso effetto. È chiaro che il videogioco ha delle capacità di coinvolgimento notevolmente superiori rispetto ad altri passatempi per tutto quello che dicevamo prima, cioè la capacità della tecnologia di collegarsi a dei nostri meccanismi atavici di eh, concentrazione e di soddisfazione e quindi in qualche modo di tenerci incollati anche inconsapevolmente perché appunto va a, a, a sfruttare diciamo, dei, dei circuiti diciamo, eh, ne, ne, neuronali o cognitivi che noi abbiamo e che non siamo consapevoli eh, di avere, però ecco il videogioco può avere anche degli aspetti positivi perché appunto eh, nel videogioco noi eh, ci sintonizziamo in quello che è la, una condizione cosiddetta di flusso, di flow, cioè una condizione nella quale eh, perdiamo la cognizione del tempo, ci concentriamo su quello che stiamo vivendo, e quindi è una, ehm, è una con condizione nella quale, ad esempio, l'apprendimento potrebbe essere enormemente favorito. Eh, non a caso, Minecraft, che è un gioco molto popolare, può, eh, spesso viene utilizzato da alcuni docenti illuminati con finalità educative, cioè costruire un mondo, riprodurre, riprodurre un museo, una città su Minecraft permette ad esempio di stimolare ragazzi verso l'apprendimento magari dei beni, eh, dei beni culturali è pieno di unità didattiche realizzate in, in ambiente Minecraft quindi può essere eh, un driver positivo come per alcuni ragazzi magari può essere un, una, un canale nel quale si esprimono e sono bravi quindi nel quale magari possono dimostrare le proprie capacità che magari ad esempio a scuola nel, nel sapere accademico tradizionale non riescono a sviluppare quindi può rafforzare l'autostima quindi però sono tutti i processi che vanno governati. Come tutti gli strumenti il videogioco non è né un bene né un male. Dipende da come lo utilizziamo e da come governiamo l'utilizzo di questo strumento. Cascafaggiano, un'idea che mi ero fatto mentre stavi parlando, Daniele. La questione degli ikikomori, quei giovani ragazzi che decidono di cancellare tutta la loro vita al di fuori della, del, delle mura che compongono le loro camerette. Allora ti chiedo, come si può evitare che una passione per la tecnologia diventi una dipendenza grave come questa? Beh, innanzitutto dobbiamo considerare che il fenomeno degli ghicomori, quindi dei ritirati sociali, eh, purtroppo è un fenomeno che, che sta crescendo e non è stato, eh, diciamo, eh, quindi un'agevolazione nella sua crescita è stata anche dovuta al. All'isolamento imposto dalla, dalla pandemia. Eh, però, ecco, eh, non è un qualcosa che nasce solo perché c'è magari una forte passione, una forte dipendenza dai, dai videogiochi. Eh, a volte questo fenomeno nasce proprio anzi da un'eccessiva esposizione alla tecnologia che porta i ragazzi eh, a, ri a ritirarsi. Pensiamo ad esempio ai social network: ecco, molti ragazzi, molti ritirati sociali, nascono perché non riescono a, a farsi accettare dai propri coetanei, quindi si sentono scartati dalla società, scartati dai coetani e quindi preferiscono fare un passo indietro. Molto spesso l'origine di questo eh, rifiuto avviene proprio online, avviene proprio eh, nei luoghi eh, tecnologici che, eh, nei quali albergano i social network, perché noi dobbiamo pensare che le difficoltà relazionali che magari può avere un adolescente nella vita analogica in qualche modo hanno un tempo, uno spazio, un audience limitato a scuola con quelle 20, 30, 50 persone che mi conoscono invece eh, trasposte sui social il tempo è sempre quindi notte e giorno le persone potrebbero essere non solo i miei compagni di classe ma una rete più ampia pensiamo ad esempio al cyberbullismo se condividono un video nel quale vengo in qualche modo eh, preso in giro o vengo danneggiato lo possono vedere anche centinaia di migliaia se non milioni di, di persone se diventa, eh, se diventa virale per cui ecco in realtà la tecnologia diventa poi essa stessa una dimensione dalla quale eh, dalla quale eh, fuggire quindi questo genera il fenomeno di Radi sociali come anche ci sono dei ritirati sociali che, grazie alla tecnologia, riescono a trovare una dimensione nella quale sono accettati, nella quale sono realizzati, e quindi quello rappresenta uh, la, la via di fuga. però ecco sono due facce della stessa med medaglia. Purtroppo, stanno aumentando i ragazzi che decidono di non vivere più la vita al di fuori delle mura domestiche, decidono di chiudersi in questo, questa sorta di, di carcere che però dà loro sicurezza. Mm. Io vorrei spostare l'attenzione su un nuovo passatempo, perché appunto si sta affermando un nuovo passatempo che è quello di guardare gli altri giocare, Quindi Lorenzo. Quindi non gioco, ma guardo altri che giocano. Sì, gioca. perché pare che saper giocare bene eh, stia diventando importante, pensate, come elemento di affermazione sociale, ma è davvero così? Sì, eh, sta avvenendo questo. Ehm, ovviamente per noi... Per la, parlo per la mia generazione, quindi quelli cresciuti tra gli anni 80 e gli anni 90, è inconcepibile eh, vedere gli altri giocare. Ecco, noi, come dire, volevamo sempre avere il joystick, il joypad, tutto quello che fosse in mano, perché il videogioco ti dava la possibilità di controllare un personaggio e quindi di essere parte attiva in, in quella dinamica. Oggi i videogiochi sono diventati da una parte sempre più complessi, eh, ecco, una volta per, per giocare a FIFA o a un gioco di calcio bastava sapere mettere insieme due tasti, adesso ci sono sei tasti, più combinazioni, più cose, quindi bisogna essere anche dei, dei professionisti, ma poi soprattutto sta diventando un ambiente appunto, nel quale si passano tante ore e quindi passandoci tante ore diventa anche un ambiente nel quale emergere da un punto di vista sociale, per cui chissà giocare bene in qualche modo diventa un protagonista quindi acquisisce credito sociale e, e sappiamo che per gli adolescenti questo è un qualcosa di, di fondamentale e magari eh, chi, eh, chi non sa giocare o comunque chi eh, magari eh, non riesce vuole stare in quel mondo perché è un mondo comune che entra anche nelle conversazioni ma non è capace a farlo eh, è un modo per stare all'interno di quella relazione se pensiamo un po' a quello che avveniva nelle, nelle comitive ecco quindi un Branco eh, cioè sì, esatto. è la comitiva 2.0, quindi nella comitiva c'era eh, magari tanti, c'era chi guardava il più figo, o eh, diciamo, o la più figa, insomma, detto in termini, in termini romani. Insomma, quindi eh, il, le figure di riferimento della comitiva, magari portare avanti eh, dei, diciamo, degli stilemi, o comunque dei modelli o di bellezza, o di abilità. Pensiamo a quelle comitive anni 80-90, in cui, diciamo, eri il più bravo se riuscivi a impennare sul motorino e i ragazzi si eh, sfidavano a impennate sul motorino. Ecco, oggi non si impenna più sul motorino, ma magari si cerca di fare un high score quindi un punteggio elevato in Fortnite ecco quindi gli adolescenti sono sempre quello le, la necessità di avere delle dinamiche di socialità è, 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 rimane quella degli adolescenti cambiano gli ambienti in cui si esplicitano questo tipo di necessità è per questo che saper giocare bene diventa un elemento distintivo perché è un mondo nel quale molti passano tempo ed è un argomento di conversazione per tanti e quindi è importante saperlo conoscerlo e destreggiarsi all'interno di questo mondo sono tanti anni, Daniele, che poi esiste la possibilità su determinati eh, videogame, ma su console come se su smartphone, di poter acquistare i cosiddetti virtual goods, cioè quei beni che tu puoi, di cui tu puoi fruire esclusivamente all'interno di quella piattaforma, di quel videogioco, che ne so, ad esempio per citare FIFA che hai già menzionato te, una maglietta particolare, che però puoi, giocare, puoi utilizzare solamente in quel gioco. Un mercato che è in netta espansione, se non sbaglio. Ci sai dare qualche cifra? Sì, eh, come vi dicevo, eh, siamo nell'ultimo anno, il fatturato, il volume d'affari del mondo dei videogiochi eh, oscilla intorno ai 180 miliardi di dollari, quindi delle cifre eh, assolutamente clamorose. La metà di questo fatturato viene proprio anche da tutto questo meccanismo di virtual goods, quindi di acquisti, diciamo, eh, ulteriori. È cambiato il modello di business, quindi eh, nel, diciamo, il, i soldi non si fanno più vendendo il gioco e basta, anzi, alle volte il gioco viene dato... Uh, gratis i soldi si fanno acquistando dei beni digitali all'interno del gioco quindi che possono essere dei crediti per avere dei potenziamenti quindi per avere un'esperienza di gioco ad un livello superiore poi appunto ricordiamo quello che abbiamo detto precedentemente è un'arena nella quale io mi posso affermare per cui si gioca online si sfidano altre persone si conoscono altre persone quindi è chiaro che eh, se io voglio in quell'arena avere una posizione sociale una riconoscibilità maggiore devo avere anche la possibilità di giocare a un livello più competitivo quindi sono Spinto a comprare questi beni come sono spinto magari a comprare un vestito firmato di marca per avere uno status sociale più elevato all'interno della mia comitiva, all'interno del, del mio gruppo classico. Questa dinamica si sta spingendo al punto che alcuni di questi virtual goods non sono nemmeno dei potenziamenti o comunque delle, eh, degli acquisti che ti permettono di avere delle dinamiche di gioco superiori, quindi più potenza, più. Eh, più capacità di gioco, insomma no, avere un'esperienza più pagante, sì ma è solo estetica è solo estetica, tant'è che quello che si è visto, ad esempio le famose skin su Fortnite, avere una skin quindi diciamo un aspetto esterno che si paga eh, non è che mi cambia l'esperienza di gioco, mi dà una potenza in più rispetto ai miei nemici, non è un'arma o un potenziamento di quel tipo, specialmente mi dà un aspetto diverso va a connotare la mia personalità e questo ci sta portando al nuovo trend che appunto pochi conoscono che è quello degli NFT, che sta per non fungible token, sì. cioè di tutti quei beni digitali che grazie alla blockchain vengono garantiti come unici e che in qualche modo sono fruibili solo in una dimensione digitale e che hanno dei costi addirittura superiori rispetto al loro corrispondente bene reale. Ma eh, questo ci sta perché ad esempio è stata su Roblox qualche settimana fa è stata venduta una borsa, una serie limitata di borse di non mi ricordo quale brand, a 4.000 euro o dollari, insomma comunque questa è stata la cifra e lo stesso bene fisico dello stesso brand costava quattro volte di meno. Perché questo? Perché se io passo tanto tempo online, passo più tempo online che non nella dimensione analogica. Per me, una borsa virtuale in tiratura limitata vale di più della borsa che io posso mostrare perché se io non esco, a chi la faccio vedere quella borsa? Come fa faccio a dimostrare il mio status? E questo, appunto, ci sta spiegando perché sempre più soldi vanno verso quel, negli investimenti nel metaverso, c'è stato un trend. Di cui si è parlato qualche settimana fa, decine di milioni di dollari investiti per comprare dei terreni virtuali in aziende nei metaversi che si stanno costruendo, delle cose che a noi sembrano folli, ma in futuro, magari se la vita si sposterà davvero nei metaversi, avere un terreno nelle parti più in vista del metaverso effettivamente può far ritornare di questo investimento. È una chiacchierata affascinantissima, sì. Daniele. Stiamo arrivando alla conclusione. E allora io tornando al tema delle dipendenze tecnologiche, vorrei capire se effettivamente come le dipendenze, diciamo così, eh, tradizionali, passatemi il termine, c'è la possibilità di manifestare dei sintomi da astinenza tecnologica. Sì, assolutamente. Eh, si possono manifestare dei sintomi proprio perché eh, se noi eh, come. Una, una qualsiasi dipendenza infatti si parla di dipendenza non da sostanze ecco noi negli anni 80 e 90 eravamo abituati alla dipendenza da sostanze quindi tutte le varie droghe pesanti leggeri e eh, leggere e via, via dicendo oggi grazie alla tecnologia noi possiamo avere degli effetti Uh, psicotropi, quindi diciamo rilascio di sostanze che hanno un effetto sulla nostra psiche senza assumere delle sostanze ma attraverso quelli che sono gli effetti dell'uso delle tecnologie su di noi, parlavo prima appunto del, del circolo dopaminergico. quindi eh, ci, ci possono essere dei sintomi che sono né più né meno di quelli da, di astinenza da, uh, da sostanze e quindi anche poi delle strategie di combattimento che in qualche modo devono essere adeguate al fatto che comunque non stiamo eh, prendendo delle sostanze, ma che gli effetti sono, eh, sono simili. E proprio su questo, ecco, ci sono poi, come per ci si disintossica dalle sostanze, si, si può anche portare avanti un processo di disintossicazione dalle, dalle tecnologie. Sicuramente è utile fare dei piccoli passi, ecco, eh, provare a capire quanto tempo noi spendiamo nella nostra giornata eh, sul nostro smartphone, sul nostro computer. Oggi ci sono tutta una serie di strumenti anche per misurare il tempo. Speso quante volte noi lo guardiamo le notifiche e se vediamo che questo tempo ecco, ci è sono elevato, consigli giornata... che ti senti di dare in merito? Sì, io dico proprio questo: ecco, innanzitutto di fare un punto della situazione, cioè vedere se nel corso della giornata quante ore passiamo sullo smartphone e quante volte sblocchiamo lo schermo, perché se io in una giornata sblocco 300 o 400 volte lo schermo sono questi i numeri eh, di cui sto parlando, eh, chiaramente devo capire se c'è stata effettivamente per tutte quelle volte la necessità di sbloccare lo schermo e quindi già solo prendere coscienza del fatto che magari io su quel device sto passando delle ore e che eh, magari lo sto consultando centinaia di volte al giorno senza esserne consapevole è già il primo passo il secondo passo, eh, almeno dal mio punto di vista, Fondamentale poi capire se quando noi non abbiamo lo smartphone per un giorno ci accade qualcosa, quindi fare un esperimento: provare a abbandonare il telefono per un'ora, due ore, tre ore, cinque ore e capire se, se questo ci crea del disagio. Ecco, se ci crea del disagio vuol dire che abbiamo sviluppato una dipendenza. Consiglio che a tutti, che io stesso non riesco a, um, a raggiungere, perché queste piattaforme sono state pensate da stuoli di ingegneri, il cui compito è quello di tenerci agganciati alle piattaforme tecnologiche, perché più tempo noi diamo a queste piattaforme, più queste piattaforme guadagnano, guadagnano col nostro, col nostro audience. Per cui ecco una cosa fondamentale, magari a un certo punto della giornata, la sera soprattutto, anche per favorire il sonno, staccare, metterle da una parte. E congelare questi, questi, questi stimoli. Tanto, se qualcuno ci deve dire qualcosa di importante, troverà il modo di chiamarci e di trovare altre modalità di contatto che non siano quelle del nostro smartphone. In conclusione, c'è un tempo che è considerato, diciamo, giusto da poter passare giornalmente o settimanalmente? davanti alla, alla console o sullo schermo del telefono e allora poi ti faccio una domanda del tutto disinteressata io che metto pausa nelle partite per rispondere ai messaggi della mia compagna sono una persona per bene oppure sono un mostro Ciao! No. allora eh, innanzitutto no fai, fai, bene, fai bene a mettere pausa perché la, come dire ne va della tua vita privata se lei poi non, non, ne, non le rispondi potresti, potresti pagare la gara perché poi potrebbero ecco, anche partire tutta una serie di film eh, diciamo sulla, sul come dire sul del ritardo, quindi ecco, assolutamente sei, sei un'ottima persona che ha a cuore la sua vita e quella della sua compagna. Sicuramente. Allora, non c'è ovviamente un tempo giusto, perché dipende anche dal lavoro che facciamo. Ad esempio, io per lavoro passo 8-10 ore al giorno di fronte eh, a questi strumenti. Eh, però, ecco, secondo me eh, c'è una regola fondamentale eh, che di cui dobbiamo prendere tutti consapevolezza che l'essere umano non è fatto per il multitasking. Il nostro cervello, per quanto ci siano migliaia di anni di evoluzione, è ancora molto basico. Per cui eh, noi ci illudiamo di poter portare avanti il multitasking, cioè quindi di poter rispondere a più stimoli simultaneamente. In realtà non è nella nostra struttura, non siamo capaci. Quando noi proviamo a fare due cose insieme, cioè a giocare alla PlayStation e a rispondere alla compagna, ad esempio, in realtà stiamo facendo semplicemente due cose una dietro l'altra con dei micro intervalli in cui ci concentriamo su una cosa. Facciamo quella cosa e un micro intervallo in cui ci distraiamo da quella cosa e ci concentriamo sulla successiva. Questo ci porta a dilatare il tempo in cui noi, eh, che noi impieghiamo a fare tutte e due questi compiti che noi ci illudiamo di poter fare in parallelo, ma soprattutto ci dà una grande sensazione di stress e di affaticamento mentale. Per cui, ecco il consiglio che mi sento di dare a tutti è di fare una cosa alla volta, anche quando siamo al computer. Se sto facendo un lavoro, non devo guardare le email, se sto rispondendo alle mail, non devo fare un'altra cosa. E vedrete che. Così facendolo, applicando ecco, questa piccola regola, quindi cercando di fare una sola cosa alla volta, finire quella e poi passare alla successiva, riusciremo anche a gestire quelli che sono anche gli stimoli che vengono dalla tecnologia che ci porta invece a fare tante cose tutte insieme. Grazie mille, ringraziamo Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, per aver fatto luce su questa tematica così importante che è quella delle dipendenze tecnologiche. Grazie mille. Sono io che ringrazio voi e che invito insomma, tutti quelli che ci ascoltano anche a eh, seguire le attività dell'Associazione dell Nazionale d'ITE che appunto da anni sta portando avanti una battaglia molto forte contro le dipendenze te tecnologiche di consapevolezza su questi temi e che noi appunto siamo contenti di affiancare per quanto riguarda questo tema soprattutto eh, legato alle nuove generazioni. E allora al grido di siate monotasking, diciamo così, di fronte a un universo che ci impone di esserlo sempre più, molti invece ci uniamo anche noi. A al ringraziamento all'Associazione Nazionale d'Ite, e ti ringrazio di nuovo. Daniele, una buona serata e un buon lavoro a te e a tutti voi di Scuola.net. A voi, buona serata a tutti, e un caro saluto a Unicusano TV, e soprattutto anche agli iscritti dell'Università eh, Niccolò Cusano. Grazie. Grazie mille, Daniele, buona serata di nuovo. Breve pausa, torniamo subito. A tra poco. A tra poco.